Sindaco, non c'è pace purtroppo per la città di Chieti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Abbiamo visto ultimamente, lei è stato costretto a sgomberare una palazzina. Cosa accadrà in futuro? Allora, intanto mi faccia esprimere la solidarietà a tutti i cittadini che in quella zona, in quel rione, stanno subendo un dramma definirei epocale, e non voglio ulteriormente diciamo appesantire la situazione, perché capisco che cosa si possa provare a dover lasciare la propria casa abitata per tantissimi anni. Diciamo che il Parvadomus è stato l'undicesimo palazzo per il quale ho dovuto firmare l'ordinanza di sgombero a seguito dei rilievi tecnici di inconfutabile pericolosità. Per quanto riguarda quello che accadrà nel futuro, devo sottolineare la fattiva collaborazione con la Regione Abruzzo e con la Protezione Civile sia regionale che nazionale. Un ringraziamento anche preventivo, oltre che attuale, al Presidente Marsilio per la sua vicinanza, la sua fattiva collaborazione. Con lui ci vedremo insieme con il Dottor Cassinghini, il responsabile della Protezione Civile regionale, il 10 di luglio per un ulteriore confronto, un ulteriore tavolo. Bene, ci sono delle risorse. Allora, per quanto riguarda la mitigazione del rischio, quindi le opere strutturali per la mitigazione del rischio, sono stati finanziati poco più di 2 milioni di euro, di cui 270 mila euro già utilizzati per la frana che ha interessato la parte finale di via Renazze l'anno scorso, per diciamo, il trasporto e la delocalizzazione delle scuole interessate dal problema. Con i residui soldi, a fine estate partirà un gigantesco cantiere che serve a mettere in sicurezza il ponte, il viadotto di Viale Gran Sasso, tutto Viale Gran Sasso fino a Piazza Falcone Borsellino, e la costruzione di una paratia a fine di via Renazze, confinante con il fosso Santa Chiara. Sono stati stanziati 600.000 euro per la messa in sicurezza, con i quali fondi vedremo se potremo utilizzarli per l'abbattimento dei palazzi più pericolanti, e infine c'è una tranche di 750.000 euro per il 2024 per l'autonoma sistemazione, che sta andando a buon fine tramite un mandato appunto di pagamento da parte della tesoreria del comune. Sono 64 le famiglie interessate e poco più di 120 le persone interessate, che riceveranno appunto questo sussidio a seconda della composizione, del numero della composizione del nucleo familiare. Saranno ovviamente chiamati dal comune e dal particolare team che si occupa del dissesto idrogeologico, a capo del quale c'è l'ingegner Colella. Abbiamo fatto anche una richiesta di personale che possa venire a dare una mano attraverso il lavoro, diciamo dopo gli orari di lavoro, e hanno risposto in 30 persone. Io li ringrazio, perché ciò significa che c'è anche un moto di solidarietà